D'Ambrosio e non Cedric, perché Asamoah e non D'Albert, perché tutti quelli che hanno giocato al posto di quelli che erano fuori. Perché Borja Valera è il posto di? Che mi ha domandato? Perché? Vabbè, perché mi scusi. Fermo. Ora ho capito. Ci metto più degli altri io, ma quando capisco poi ho capito. Quello che poteva essere, siccome vengono addosso fisicamente in questi attacchi di uomo contro uomo, un effetto che gli poteva dare fastidio è l'inserimento del trequartista, come è successo un paio di volte all'inizio del primo tempo con Vecino, che è andato dietro Icardi e che si è buttato nello spazio, perché loro hanno la figura e seguono la figura, vengono addosso a marcare forte. Per cui Nainggolan è maestro nel fare queste cose qui, e siccome voglio vincere la partita vado a passare da lì sugli inserimenti di Nainggolan. Poi c'è bisogno di reggere botta e qualche volta ad arrivare sui quinti con i due mediani, perché loro poi nel giropalla da una parte all'altra ti liberano questo quinto, sei distante con il terzino, è dietro l'attaccante esterno e ogni tanto ci arriva il centrocampista. E Gagliardini e Vecino hanno le qualità fisiche di corsa e di resistenza per andare a tener botta su questi contrasti dopo aver fatto 20-30 metri di corsa. Rai Sport, qui a sinistra. Detto che meritavate di vincere per le occasioni create, anche per il gioco espresso, insomma siete più vicini al traguardo. Aveva detto ieri un set point, ne rimangono altri, insomma. Non siamo più vicini, noi siamo allo stesso modo di prima, allo stesso modo di quando abbiamo giocato le precedenti partite. Insomma, bisogna andare a fare dei risultati, bisogna fare delle buone prestazioni. Stasera la prestazione l'abbiamo fatta, e di conseguenza per me è un buon segnale. L'altra settimana mi ricordo il suo collega mi diceva: qual è il fatto che ti possa far credere che tu arrivi in fondo? Stasera è un altro segnale che mi fa credere che si possa andare avanti e si possa andare a qualificarci, perché la squadra ha fatto un'altra buona prestazione. Sono le prestazioni, non i tacchi e non le giocate, è l'impatto della squadra, la forza, la determinazione a livello mentale, l'assieme, la collaborazione. Ora soffro, sto zitto e le piglio tutte in muso, poi ora ce l'ho io, vediamo un po' quello che fai te, tutti insieme. E oggi l'hanno fatto, per cui è fondamentale quello. Tutto Sport in fondo a sinistra. Due cose al volo, e dietro c'è un gruppone, dietro di voi c'è un avversario che lei teme di più, oppure è giusto che l'Inter faccia la corsa su se stessa? E la seconda cosa, Icardi, se ci dice come l'ha visto. Allora, per quanto riguarda le squadre dietro, hanno fatto vedere tutte, è un po' un campionato condizionato da queste impennate e piccole cadute senza avere una linea coerente di quello che può essere il prossimo risultato, perché la Roma ha fatto una grande vittoria, la Lazio sembrava giocato da noi, sembrava che ci mettesse in difficoltà, perché poi uguale ha giocato delle buone partite, però sotto l'aspetto del risultato il Milan, quando ci si è giocato noi, era impossibile giocarci, e ci avete aiutato a caricarla perché ce l'avete fatta perdere prima di giocarla, per cui quello ce l'avevamo già prima di giocare quella partita lì, perché ci avete aiutato, l'hai persa, e vabbè, quello ce l'abbiamo già, giochiamo per quell'altro risultato, perché persa, se si perde va a finire come ci hanno detto tutti. Oh Gasper, vieni qua, si fa insieme, vieni. E allora, per cui loro le vincano tutte, loro le vincano tutte ora, e poi uguale, sicché non si può sapere, ci sono tante partite ancora e tante pretendenti, perché
hanno la faccia tosta, vedi come che faccia hanno gli avversari. Siamo contenti, noi abbiamo pareggiato a Milano, perdevo sempre qua. Poi Icardi ne parla lui, va bene? Poi? Dico cosa mai detto? Sì. Ciao, grazie. Quello in mezzo, ah, in mezzo. Ciao, grazie Luciano, perché dobbiamo andare, dobbiamo vedere tutte le partite, dai.